propongo l'attivazione della trasmissione web TV. L'ordine del giorno lega l'audizione di Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulla situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei. Ringrazio il presidente per la partecipazione ai nostri lavori. Gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. A lei la parola. Grazie a voi. Posso condividere delle immagini? Sì, sì, assolutamente, certo. Prego. Mi dice che lo posso fare solo se voi mi autorizzate. Sì, se può riprovare. Ci dovrebbe essere l'ok ecco. Tecnico adesso. Grazie. Benissimo. Prego, Presidente. Non so se si vede questa immagine. Sì, ecco l'immagine. Sì. Perfetto, allora in Italia noi abbiamo almeno 10 vulcani attivi, 3 sono nell'area campana, che sono appunto Ischia, i Flegrei e il Vesuvio. E questi vulcani sono in larga parte legati appunto alla geodinamica italiana che è forgiata, diciamo, dalla subduzione, cioè dalla litosfera adriatica ionica che scendono sotto la penisola italiana. E quindi il Vesuvio è legato a questo fenomeno, così come lo sono i Campi Flegrei. Quest'area chiaramente è soggetta al bradisismo, noto oramai da tempi, veramente oramai da epoca romana quantomeno, ed è dal 1538 che non ci sono eruzioni. Prima ci sono stati eventi che sono riassunti qui in questa colonna dell'Osservatorio Vesuviano, come potete vedere, di grande importanza, a cominciare dal più importante di tutti, che è stato 39.000 anni fa con l'Imbrite Campana. Poi l'ultima grande epoca è stata quella, la terza, in cui ci sono state 21 eruzioni esplosive. Quindi dal 1538 non ci sono eruzioni, non ci sono stati fenomeni vulcanici veri e propri. I rischi che conosciamo nei Flegrei sono quello sismico, quello geochimico e quello vulcanico. Allora, quello sismico, questa è la sismicità rilevata appunto dalla sezione dell'Osservatorio Vesuviano degli NGV a Napoli e come vedete questa è la sismicità tra il 2018 e il 2023 e c'è qui invece viene aggiunta anche la parte del 2024 e vedete che c'è una certa somiglianza con quello che è avvenuto tra l'83 e l'84. E questi sono i terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 3 avvenuti nell'area. E come osservatorio abbiamo fatto anche delle misurazioni, delle analisi del sottosuolo, cercando di capire qual è la struttura sepolta dei Campi Flegrei. Questa è una tecnica chiamata sismica riflessione, come un'ecografia del sottosuolo che ci permette di vedere dove sono le faglie, i fluidi e come è distribuita un po' la struttura dentro la caldera. E attualmente stiamo osservando un sollevamento del suolo che ha superato quello dell'82-84 di circa appunto 25-30 centimetri ed è un sollevamento che è iniziato nel 1950 con delle fasi alterne che ha avuto questo apice, questo acme particolarmente attivo tra l'82 e l'84. E nell'ultimo periodo abbiamo localizzato, come potete vedere, 16.000 eventi di magnitudo massima 4.2, magnitudo durata, e di questi sono stati localizzati più di 9.200 nell'area appunto Flegrea, quindi qui stiamo vedendo la relazione che c'è tra la sismicità e il sollevamento del suolo, quindi si vede chiaramente che c'è una correlazione, in alto è lo spostamento del suolo dell'83-84, che poi ha cominciato a scendere fino al 2005, da quando poi è ripartita la salita. E con questa crescita del sollevamento è ripartita anche la sismicità. Quindi sotto vediamo la sismicità che si correla chiaramente con quello che è il movimento verticale dell'area. Allora, abbiamo detto che questi terremoti sono un problema per il fatto che sono superficiali, no, sono di bassa energia, e questo lo dimostrano anche le oscillazioni, lo suolo, lo scuotimento. Qui vedete per esempio sulla destra in alto
Vedete quello che è lo scuotimento, l'accelerazione del suolo confrontata con un terremoto, per esempio, della Turchia dell'anno scorso. Quindi c'è veramente un abisso in termini di energia rilasciata dai terremoti nell'area flegrea rispetto ai terremoti classici che possiamo conoscere in Appennino o in altre parti d'Italia o del Mediterraneo. Però certamente il problema sismico è un problema che deve essere affrontato in termini di vulnerabilità. Il sollevamento noi lo misuriamo con appunto l'interferometria satellitare e anche grazie alla rete GPS e vediamo appunto che l'area di Monte Rite è quella che ha subito e sta subendo la velocità maggiore di sollevamento. Attualmente siamo sui 20-30 mm al mese, ma questi sono i rilevamenti più recenti. Nello scorso periodo, nei mesi precedenti, abbiamo avuto dei momenti in cui il sollevamento si era praticamente fermato, poi è ripartito a circa 10 mm, c'è stata un'accelerazione anche a 4 centimetri al mese, adesso siamo sui 20 mm circa al mese. Dobbiamo ricordare che nell'83-84 abbiamo avuto momenti in cui il sollevamento era anche di 9 centimetri al mese e il bradisismo poi a un certo punto è cessato. Facciamo misure, di ogni tipo come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sia geochimiche, di magnetotellurica, anche di carattere geochimico in particolare, la solfatara e tutta l'area adiacente emettono qualcosa come 4.000 tonnellate al giorno di CO2 in atmosfera. E questo per dire che c'è, anche un rischio geochimico che deve essere tenuto in conto perché ovviamente la CO2 può diventare estremamente tossica quando raggiunge concentrazioni troppo elevate. Facciamo osservazioni anche del campo gravitazionale in cui si vedono chiaramente queste accelerazioni legate anche alla sismicità che correla anche con il campo gravitazionale. E quello che noi sappiamo attualmente è che c'è sì una camera magmatica, come tutti i vulcani, in profondità 7-8 km. Ipotizziamo che ci siano anche dei livelli più superficiali e di quelli che noi chiamiamo dei SIL, la cui quantità e dimensione è abbastanza ignota, però abbiamo delle indicazioni che ci permettono. Un SIL è qualcosa del genere che genera quindi un sollevamento del suolo, è una lente che si fa strada nel substrato e genera appunto questi movimenti verticali. Adesso con una tecnica tomografica, proprio recentemente i colleghi dell'INGV hanno fatto questa analisi di variazione nel tempo della velocità delle onde sismiche, sia delle onde di pressione, le prime P, sia del rapporto tra le onde prime e le onde seconde, per vedere come questo è variato nel tempo e quindi si riesce a capire anche come in profondità possano intrudersi a 4-5 km dei livelli di magma che però per il momento sono confinati in quella zona. Quindi noi sappiamo che in profondità ci sono più livelli di accumulo di magma, queste lenti che si sono intruse all'interno della crosta superiore. Sappiamo che la temperatura è tale per cui la sismicità appunto è confinata nei primi 4 km. E questo sollevamento è legato sia a questo effetto di intrusione magmatica che a tutto l'effetto idrotermale di fluidi connessi. Ho finito. Vediamo se c'è qualche collega che vuole intervenire rispetto alla relazione che ci ha presentato il Presidente. Prego, Grazie. Saracino, prego. No, soltanto per chiedere. Cioè, le valutazioni quali sono quindi? Perché mi rendo conto, diciamo, che lo scenario è questo, e quindi le valutazioni o i possibili suggerimenti quali possono essere? Perché è evidente che chi come noi vive il territorio, anche a livello parlamentare, relazionandosi con le istituzioni locali, come diciamo, si sa, c'è un clima abbastanza molto 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 complicato. Quindi al netto, diciamo, della descrizione della situazione, che è sicuramente una situazione secondo me modificata rispetto all'ultima volta che ci siamo visti qualche mese fa qui, quali sono le valutazioni quindi che si fanno? C'è qualche Ma ci sono. altro collega? Un attimo solo, Presidente. C'è qualche altro collega? Prego.
Grazie Presidente, io porto i saluti anche del collega Caso che purtroppo è impegnato nella sua commissione, quindi non è riuscito a intervenire. Io comunque ringrazio anche per l'audizione, mi unisco a quanto detto anche dal collega. La maggior parte della comunità, quindi la gran parte dei cittadini e delle cittadine è molto preoccupata per l'intensificarsi dell'attività sismica in questi ultimi 8-9 mesi. E ovviamente ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo fatto tante audizioni come commissione, in questo ringrazio anche la sensibilità del Presidente, abbiamo sempre messo un faro, no, su questo tema. E, quindi ovvio che bisogna avere, diciamo, bisogna parlare del monitoraggio del fenomeno che contribuisce in qualche modo a mitigare un po' la paura e la preoccupazione nei confronti della comunità. Uno dei temi più dibattuti nella comunità scientifica e quindi anche di conseguenza tra i cittadini e le cittadine è quello dell'ubicazione del magma. Proprio ieri leggevo di questo studio dell'NGV proprio sull'utilizzo della tomografia sismica per ricostruire la struttura della caldera, però l'analisi si ferma ai dati del 2022, quindi non è aggiornata. E ci si propone di estenderlo a quelli attuali, quindi cosa serve per accelerare questa attività di monitoraggio e poi se si può migliorare e potenziare il sistema di monitoraggio della caldera, quindi avete bisogno di più personale, più strumentazione, che il Movimento 5 Stelle in questo l'ha sempre richiesto, e quindi per capire meglio proprio l'evoluzione del fenomeno. Grazie. Grazie, è arrivato il collega Caso. Vuole prendere la parola, prego. Grazie Presidente, saluto il professor Doglioni, chiedo scusa per il ritardo, ma in contemporanea un'altra commissione, ma semplicemente la collega Ilaria Fontana ha espresso quello che volevamo chiedere. Ovviamente lo sapete ormai, sono cittadino di quell'area, seguiamo con grande attenzione tutto quello che sta accadendo e l'immenso lavoro dell'INGV. Siamo consapevoli che siamo tra i territori più monitorati al mondo, ma il punto è quello che anticipava la collega. Ci troviamo ovviamente dinanzi ad una situazione, ad una scienza che non è in grado di prevedere, se non basandosi su modelli e su probabilità, cosa sta accadendo nel sottosuolo dei Campi Flegrei, cosa si bisogna immaginare. Sappiamo benissimo che la popolazione, noi dell'area, dobbiamo convivere con questo fenomeno, però la domanda che ci facciamo e che le facciamo qual è? I limiti che abbiamo al momento sono insuperabili, cioè i limiti che ha la scienza e la tecnica su questo ambito è insuperabile, anche se l'INGV ha dovuto i finanziamenti con uno sforzo in più, con un aumento di tecnica, di tecnologia, di personale, si può provare a dare un qualcosa di più certo. La comunità scientifica può elaborare un qualcosa di più certo o siamo ai limiti, come si suol dire, della conoscenza scientifica e tecnica sul tema? Grazie mille. Grazie a lei, collega Simiani. Sì, grazie Presidente. Noi qualche mese fa abbiamo votato un provvedimento proprio sui Campi Flegrei. Ora io vorrei chiedere questo al professore: se quel provvedimento che noi abbiamo fatto dal punto di vista emergenziale, perché di fatto fu quello, no, l'obiettivo che, insomma, dove abbiamo discusso, abbiamo fatto audizioni, ecco, se quello strumento che ci siamo dotati è ancora valido o se dobbiamo intervenire dal punto di vista legislativo, visto che da quello che ho letto in questi giorni, dalla sua spiegazione, si evince che dovremmo valutare una, senza fare allarmismi di vario genere, però dovremmo valutare anche elementi, diciamo diversi, in cui la popolazione comunque sia al sicuro. Presidente, a lei la parola, prego. Grazie delle domande. Credo che per quanto questo vulcano sia il più monitorato al mondo, noi non investiamo abbastanza per studiare l'interno della Terra, per capire come funzionano i vulcani, come si innescano i terremoti. Credo che
abbiamo veramente tanto ancora da fare per capire e arrivare un giorno ad avere anche delle capacità predittive più avanzate. Penso che quello che è stato fatto dal governo, quello che voi avete emanato come decreto, sia stato comunque un momento importante e senz'altro molto utile. In questo momento è chiaro che come INGV stiamo facendo veramente il massimo e non è solo l'Osservatorio Vesuviano, ma è tutto l'INGV nazionale che cerca di contribuire all'analisi di tutti i dati e a raccogliere anche con nuove tecnologie quello che accade nei campi flegrei. Al momento non abbiamo nessuna evidenza di magma che stia risalendo. Sappiamo che il magma c'è in profondità, come in tutti i vulcani, cioè, ci deve essere una camera magmatica, ci deve essere qualcosa che appunto genera questo sollevamento che, ripeto, ha dei valori che sono meno della metà di quelli che sono stati registrati nell'83-84. Quindi è chiaro che c'è anche poca memoria perché stiamo parlando di un evento di oltre 40 anni fa, quindi la gente dimentica quello che è successo allora, l'evacuazione limitata e che poi si è risolta in nulla. E noi come istituto lavoriamo H24 e quindi è chiaro che nel momento in cui avessimo delle avvisaglie, delle indicazioni diverse di sollevamento, di degassamenti tali da dover generare una sorta di allarme, saremo istantaneamente sul pezzo per informare le autorità, i sindaci, la protezione civile regionale e nazionale. Quindi, per rispondere alla domanda, noi veramente stiamo aggiornando quella tomografia di cui vi ho illustrato poco fa i risultati recenti, la stiamo facendo proprio in questi giorni. Per quello che riguarda lo sviluppo futuro, e l'intensificazione non è mai abbastanza in termini di strumentazioni che possono essere messe in atto, ma tenete presente che questo è un problema culturale di carattere generale. Guardiamo molto di più le stelle che non pensare a quello che c'è sotto di noi, nonostante il nostro corpo sia fatto di atomi di mantello. Cioè, dovremmo proprio cambiare proprio una forma culturale di rapporto con la Terra. Presidente, la ringrazio per il contributo che ha voluto rendere alla nostra audizione. Dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie.